Avete lanciato tanti nuovi prodotti, pieni di vitalità, pieni di energia, mi sembra un bel segno, ma so che questi prodotti nascono da un'indagine che avete fatto con i vostri dealer. Quali sono le esigenze che sono emerse? Sì, ringrazio per questa domanda perché in realtà ci siamo tanto posti la domanda su come si stavano modificando gli ambienti adibiti al lavoro d'ufficio. E non è facile trovare una direzione, diciamo, un trend o delle indicazioni prevalenti. Per cui ci siamo mossi in maniera abbastanza autonoma. Io ho parlato con alcuni dealer, ma soprattutto mi sono consultata con i nostri venditori, i nostri area manager. E insieme abbiamo costruito un'indagine cercando proprio di evidenziare quelle che oggi sono le aree che ai nostri dealer venne chiesto di arredare. Quindi abbiamo detto, ok, sappiamo che già lo smart working aveva introdotto diversi ambienti, quindi l'ambiente d'accoglienza, l'ambiente in cui lavorare da soli e l'ambiente relativi alle meeting room. Ma in realtà di tutto questo, quanto i vostri clienti, i vostri singoli clienti vi fanno domanda, vi chiedono. E quindi abbiamo detto quante aree meeting room voi arredate, con quali prodotti, quante aree operative ancora rimangono da arredare, quante aree break vi chiedono e quali sono poi i prodotti, e quante aree d'accoglienza e soprattutto di adibite a locker, quindi con la raccolta e l'archivio di valigie o trolley e quant'altro. E gentilmente i nostri dealer ci hanno risposto in maniera anche abbastanza esaustiva e quindi ci hanno detto sì, c'è un trend in questo momento che ci indica che tanta richiesta c'è per arredare le aree di passaggio, diciamo, le aree che non hanno una precisa indicazione di funzionalità e quindi la break area va benissimo, in cui comunque si parla, ma anche le aree più informali in cui c'è un divano o piuttosto che una armchair e così via, e quindi e soprattutto affiancate a dei moduli di locker dove si possono ricoverare le valigie e poi girare all'interno dell'azienda per poter parlare, perché comunque questa è richiesta del poter scambiare in presenza le proprie opinioni sul mondo del lavoro rimane. Alla fine abbiamo chiesto un po', ma come DFB, quali sono in realtà i prodotti che secondo voi vi potremo proporre nel prossimo futuro? E la direzione è stata prevalente e anche abbastanza univoca nel richiederci dei divisori da ufficio, ma dei divisori che fossero proprio delle piccole pareti che si appoggiano anche a terra, diciamo, che servono per creare degli ambienti informali e soprattutto che si possono modificare durante la giornata queste aree, e quindi dando la possibilità di creare delle videoconferenze piuttosto che degli incontri, dei meeting formali seguiti anche da meeting informali, e quindi dove una semplice aula, una semplice stanza si possa rimodulare. Abbiamo cercato di interpellare dei nostri classici designer, quindi coloro che già conoscono il mondo di FB, noi prevalentemente lavoriamo con il mondo del metallo, e sono nati dei prodotti flessibili, modulari, che possono essere ambientati sia in ambito ufficio che in ambito home. Alcuni in particolare proprio si Anche prestano. rivisitazione di serie che già avevate, che Sì, si sono uno in particolare, una attualizzate. rivisitazione proprio di un prodotto che abbiamo ripescato nei nostri cataloghi precedenti, ed è proprio il TD Wing, che si presenta con diverse funzionalità, quindi con diversi aspetti estetici, con la possibilità di avere il video, con la possibilità di avere la lavagna su cui scrivere, piuttosto che Attrezzature diverse, sì, insomma, un sì. unico anche modulo acustico. Tutti dotati di ruote, dotati quindi della possibilità di essere spostati durante il giorno, facilmente spostati e quindi utili per riconfigurare l'ambiente in seconda dell'utilizzo che viene richiesto durante la giornata. Ecco, oltre alle pareti e a questi divisori c'è l'altro pezzo forte che è la scrivania per home office. Sì, Quella è.
è una new entry molto giocosa, una visione molto positiva dell'home office, direi. E siamo molto contenti di questo, naturalmente rappresenta per noi una bella sfida che diciamo a cui abbiamo pensato già da un po', perché è un prodotto che nasce da alcuni incontri, da un osservatorio che avevamo fatto partire durante il primo lockdown, quindi ancora durante il mese di luglio e maggio del 2020, quando c'era il primo lockdown, in cui con l'architetto Elisa Ossino, l'architetto Cesare Chichi e l'architetto Donatella Bollani ci siamo un po' confrontati durante questi due mesi, cercando di capire come poteva essere lo sviluppo futuro di tutte queste problematiche anche sanitarie. E in effetti già da allora ci siamo detti: ok, cerchiamo di pensare per il futuro alcuni prodotti che possono essere uno più dedicato alla home office, quindi alla casa, prodotto che non avevamo, e a questo si è dedicata Elisa Ossine, e un altro è la rivisitazione di un prodotto classico di DFB, che è proprio il contenitore primo, l'armadio primo, e qui presentiamo in una nuova veste, tutto corredato da vetri, e non solo, perché vede la possibilità di integrazione anche del come schiena del melaminico, ma anche dello specchio e anche di una lamiera forata in maniera particolare, quindi è dotato anche di un piedistallo che lo rende più utilizzo come madia, insomma.